direi di iniziare immediatamente con Menti Spalle. Buon pomeriggio a tutti, io sono Francesco, e qui abbiamo Matteo e Giacomo e siamo i rappresentanti, diciamo, di Menti Spalle, che è un team di 130 studenti appartenenti alla Letteratura School di Padova. E noi come compito e come progetto di classe abbiamo sviluppato Hope, che vi presenteremo oggi, che abbiamo qui allo svilupparti in testing al primo tavolo dietro di voi. Passo la parola a Giacomo. Buon pomeriggio. Hope è un action slash ambientato in un Giappone feudale su cui incombe una terribile maledizione. E nei panni della temibile guerriera Aya dovremmo cercare di spezzare questa maledizione, affrontare temibili demoni e cercare di riportare tutto alla normalità. Una luna insanguinata, che è il simbolo di questa maledizione, e cercherà di asservire al proprio potere le stesse ombre prodotte dalla propria luce, e cercando in questo modo di impedire alla nostra protagonista di spezzare la maledizione. Aya però non è disarmata, ha delle armi speciali, delle fusa di gamma che le permettono di trasformare il sangue in luce e in questo modo affrontare i demoni con maggior facilità e di spazzare via le ombre per liberarsi il passaggio. In questo modo abbiamo cercato di far in modo che le ombre fossero elemento integrante del gameplay. Le ombre non sono artificiose, non sono create appositamente per dar fastidio al giocatore, per mettergli un bastone tra le ruote, ma le ombre sono le ombre stesse create dagli asset di gioco, trasformate in elementi pericolosi per il giocatore. In questo modo il giocatore dovrà non solo cercare di evitarle, ma appunto attraverso i propri attacchi speciali forniti dalle proprie armi, cercare di liberarsi la strada. E in questo modo abbiamo integrato questo elemento di gameplay principale all'interno della scenografia della nostra scena. Ok, il nostro concept diciamo che si basa su questa serie di elementi che sono un gioco sanguinolento, perché ovviamente non è che Slash ha bisogno appunto di azioni, di combattimento. È dark, perché questa, le ombre che infliggono timore alla protagonista, che creano danno, sono il nemico vero del gioco. E la tragedia, perché la storia di Aya parte da una tragedia, da atti, atti di violenza, comunque in un mondo, quello medievale giapponese, in cui la violenza era una parte integrante della cultura. E Frenzy, cioè, deve essere veloce, deve essere un hack and slash che si può giocare in maniera molto intuitiva, molto veloce, frenetica. Ok. Avanti. Ovviamente se vogliamo passare ad esempio alla parte tecnica, possiamo dire che in realtà il cercare di implementare le ombre effettive del gioco all'interno del gameplay ci ha posti alcuni limiti, sia per quanto riguarda lo sviluppo a livello di programmazione, sia per quanto riguarda il level design. Però abbiamo cercato di risolverli ad esempio con un lavoro molto efficacia dei nostri programmatori seduti là tra il pubblico, che hanno utilizzato diversi shader da codice per andare a realizzare una texture in tempo reale per fare in modo che le ombre potessero essere modificate direttamente tramite gli attacchi speciali durante il gameplay. Per quanto riguarda invece il level design, si capisce ovviamente che andare a utilizzare le stesse ombre degli oggetti in gioco impedisce di posizionarli in maniera artistica e creativa, perché ovviamente bisogna tenere in conto di doverlo fare
ma ovviamente tenendo presente la parte di gameplay che questa cosa va a influenzare. Quindi se avete domande, prego. Ok, perfetto. Ragazzi, ci sono domande? Volete chiedere qualcosa? Come? Mi chiedono se c'è un play. Possiamo mutare. No, ma non c'è. Non c'è. Sì, potete venire allo stand che è sul primo tavolo dietro, dietro qui le sedie del pubblico e appunto è possibile provarlo.